Bene, oggi vediamo come filosofo Heidegger, psicanalista Lacan, e cercheremo di mettere in perspettiva questi due pensatori. Cominciamo con Heidegger, faremo una piccola presentazione di spiegazione di uno degli aspetti del pensiero di Heidegger che ci interessa qui, la differenza tra essere e l'ente. Per esempio, quello che vedete qui davanti a voi è un cammino, è l'ente del cammino, un ente. Mentre l'essere di questo cammino è il concetto, la nozione di cammino. Così anche per me, l'ente che sono Serafino Malaguarnera, l'essere, il mio essere è essere un uomo. E poi dal momento in cui, ecco, il nome lo dico, beh, succede una serie di conseguenze. L'essere uomo è confrontato, per esempio, a differenza di un cammino, una sedia, una poltrona, alla morte, no? Ebbene, quello che svela, le verità svelate dall'ente, in questo caso, nel mio caso, ecco, la questione della morte, beh, è svelato da che cosa? Dunque, l'essere dell'ente che è svelato dal linguaggio, dalla parola, dalla nozione di uomo. Ecco, adesso cercheremo prima di passare alla psicanalisi, a Lacan, ecco, di dare qualche spiegazione sul testo di cui, la traduzione che Lacan ha fatto negli anni 50 del testo Logos to Logos di Heidegger. In questo testo Heidegger fa un commento, una traduzione, una spiegazione di che cosa è per lui il logos sulla base dei commenti e traduzioni di vari aspetti di alcuni passaggi di Eraclito. Allora, diciamo subito la definizione, così andiamo velocemente, la definizione che ne dà Heidegger. Che cos'è il logos? Dunque, il logos è ciò che ci è lasciato in eredità, ciò che scelto tra tante cose e che viene deposto lì davanti in un letto, in un posto ed è a portata di mano. Questo fa tutta una serie di traduzioni intorno a questo. Dunque, quello che ci è certo lasciato in eredità, ma è proprio in questa operazione di cernita, dove si legge quello che è letto. Quello che si è legge, quello che si è legge, quello che è letto. Adesso qui la traduzione faccio qui la improvviso un po', ma ecco, quello che subisce che è letto, diciamo. Dunque, in quello che è deposto, è stato un po', c'è stata una cernita, si va a leggere qualcosa che è letto tra le tante cose. Allora, che cosa è letto? Che cosa è importante? No? Dunque, se hai letto qualcosa di importante, ebbene, quello che è importante è che l'uno è in ogni cosa, questa è un po' la traduzione, in ogni cosa. Dunque, ripetiamo, il logos per Heidegger è ciò che è lasciato in eredità, è ciò che ci è lasciato deposto, in cui si legge quello che è importante, quello che è letto, è quello che è importante che l'uno è in ogni cosa. Adesso, quest'operazione di passaggio, se vogliamo, al presentare l'essere dell'ente, come dicevo già all'inizio, c'è un'operazione di svelamento. E l'operazione di svelamento è possibile che c'è una prima operazione di velo. Dunque, dove si opera, si mette un velo. Il togliere questo velo, ecco, ci permette di percepire, di acquistare una verità. E questo momento è come un lampo. Adesso passiamo nel campo della psicanalisi, in cui facciamo per cominciare un riferimento a una frase celebre, un aforismo celebre di Lacan che dice: io e la verità parlo. Ebbene, questa verità è l'operazione di un svelamento, togliere un velo di una parte che è rimasta, una parte che è stato dimenticato, che è stato rimosso, che fa parte di tutto quel mondo inconscio, che viene, dunque, viene svelato, appare alla luce del giorno e è possibile leggere qualcosa in quello che appare, in quello che è svelato. Voilà, no? Io la verità parlo perché c'è un discorso, parla. E in cui dunque si può leggere qualcosa che è importantissimo, no? Di eletto, di importantissimo, perché grazie a quello poi
possiamo ricostruire delle parti che ci hanno determinato nel nostro essere sofferente. Questo che è importante, che cos'è se per Heidegger era l'uno in ogni cosa, e qui l'uno è il significante, quello che diciamo che i significanti che vanno a unificare certi aspetti e che quelli vanno recuperati e letti e rimessi in moto, riscritti e in questo modo le parti della storia, della propria storia, quei significanti della propria storia che sono stati dimenticati, misconosciuti, eccetera, possono essere riportate tramite il processo di svelamento alla luce del sole e in questo riportare alla luce del sole c'è questa operazione di letture. Di lettura e di riscrittura di quello. Va bene, alla prossima, arrivederci.